Capisci, si diverte a fare dei video divertenti, tanto che divertirsi per passare il tempo all'aria aperta in modo sano, e come si dice, ci si diverte insomma da buttarsi via le vite. Ciao! Carlo! Oh, allora? Che sei stato lassù? Sì, ma una fatica! Senti, ma c'è gente? No, tranquillo! Ti può dare un'occhiata, vai! Va, danno, ciao! Vai, maestro! Saluta a casa! Io ti saluto! Vai, saluta! Saluta a tutti! La mia moglie l'ha fatto delle ombre, però... Ma a mangiare? No! Ciao! Stammi bene, vuoi lassù! Sì! Ciao! Ciao! Culo! Cari telespettatori, benvenuti a Linea Q. Siamo a Scarperia, uno dei paesi più belli, e voglio parlarvi della gente di questo posto, della gente, perché spesso c'è il luogo comune della gente di paese. E sono una Buonasera, padre. Venghi, padre, si accomodi. Buonasera, figliolo. Venghi, padre, si accomodi pure in salotto, ne parliamo lì. Si dice venga? Padre, sono disperato. Narrami, figliolo, in che t'hai? Ora le spiego, padre. Sente, li sente questi rumori? Io stamani sono andato al lavoro, mia moglie stava male e non era uscita. Avevo un viso strano e ora non ho il coraggio di entrare in camera da letto. Li sente questi rumori? Il letto scigola, pare il giorno del castigo. Poi sente queste urla orribili. Io ecco padre, ho paura che mia moglie sia posseduta dal diavolo. Il diavolo, capisce? Il diavolo! Oh porco diavolo, figliolo, abbi fede, non temere. Dovrò tentare un esorcismo. Raggiungiamo tua moglie in camera. Va bene, padre. Mi segui. Si dice segua. Senti che pesci che stai lì. Non ti darà da andare. Figliolo, mi raccomando, quando entreremo in camera fai molta attenzione, perché ricorda, il diavolo è astuto, il diavolo è tentatore, il diavolo è ingannatore. Il diavolo è maligno. Il diavolo è... Patrizia! Geremia, non è come sembra! Figliolo, è proprio vero. Si parla del diavolo e spunta alle orde. I'm no Superman. Dimmi Roberta, cosa volevi Senti, dirmi? Senti Steve, sei il migliore amico del mio ragazzo. Lo so. Io ti devo confidare una cosa brutta. L'ho tradito. No. Sai, no. Sono un po' volatile. No. No, a parte non sei volatile, sei volubile, ma cosa hai combinato? Sai, non solo una volta, per esempio al mare,
Sono un po' volatile. No, non sei volatile, sei volubile, ma al mare cosa? Non fa? Solo al mare, anche al lavoro, un mio datore di lavoro, anche sai, al lavoro? Sono volatile, non come te lo devo dire? Non sei volatile, sei volubile, ma anche e al lavoro. E poi anche al matrimonio. Anche col al matrimonio. È che sono un po', come si dice? Sei un po'. Si dice zoccola. Ecco, zoccola. In effetti. Sì, l'italiano non è un'opinione. No, in effetti c'è ragione. Cioè, dai.